In questo video non intervisto un imprenditore milionario, bensì un atleta, Larissa Iapichino, campionessa di salto in lungo. Come mai? Perché con Red Bull ho avuto l'occasione di intervistare 3 atleti Red Bull per approfondire il loro mondo lavorativo oltre a quello sportivo. Insomma, cosa fa un atleta nella vita oltre ad allenarsi? E soprattutto, come riesce a mantenersi, a guadagnare? Com'è il suo lavoro? Fare l'atleta è una carriera perseguibile? Ho fatto queste domande a Larissa, che ho incontrato a Firenze, città dove vive e dove è nata. Per darvi un po' di contesto, Larissa è nata nel 2002. Se state vedendo questo video quando è uscito, a breve compierà 21 anni, ma come dice Wikipedia è già detentrice di vari record. Ad oggi detiene il record nazionale di salto in lungo indoor con 6,97 metri. Già negli under 18 ha stabilito i primi record nazionali, superandoli nella categoria juniores under 20 e nella categoria promesse under 23, dove appunto ha stabilito anche il record assoluto nazionale. Inoltre, pochi giorni prima di questa intervista, Larissa, proprio allo stadio Luigi Ridolfi dove mi trovavo, è arrivata prima al Golden Gala della Diamond League, nella quale Larissa ha sfidato le atlete di salto in lungo più brave al mondo ed è arrivata prima. Allora, parliamo della gara. È stata una gara che Larissa ha fatto da protagonista. Dobbiamo calcolare che nella gara stessa c'erano tutte le più forti del mondo, che si è dimostrato di essere al momento l'atleta da battere. È chiaro che il contesto delle varie gare, ogni gara fa storia a sé. Comunque torniamo all'inizio. Nel pomeriggio sono arrivato allo stadio Luigi Ridolfi e mi sono fatto un giro per lo stadio in attesa dell'arrivo di Larissa per il suo allenamento pomeridiano. Poco dopo infatti è arrivata insieme al padre, nonché suo allenatore. Io ho assistito al suo allenamento. Qual è l'allenamento tipo del salto lungo? Facciamo corsa e allenamenti magari un pochino più tecnici e poi facciamo una seduta di pesi, la seduta dopo è la trasformazione, quindi parliamo di velocità, il balzi che è una forma di forza specifica ancora corsa. Oggi che fai? Oggi balzi e velocità. Quindi di tecnica ovviamente dove saltiamo o facciamo le sedute in cui proviamo le rincorse che sono la parte essenziale del salto. Uno dei miei allenamenti preferiti è il traino o le salite. Facciamo degli sprint. Potenza. Esatto, trainando questa slitta con dei pesi oppure facendo degli sprint in salita. Dopo un'oretta e mezza è terminato l'allenamento e è iniziato a piovere, così mi sono preso un momento per fare un paio di domande a Larissa sotto i portici dello stadio. Le ho chiesto un po' sulla sua infanzia, come ha gestito la vita privata allo sport. Abbiamo parlato di lavoro, di stress, di come si gestiscono i commenti su internet. Insomma, ho chiesto tutte le cose che io personalmente vorrei chiedere ad un atleta. Sei praticamente trionfante ad una vittoria, ti facciamo tutti i complimenti oggi. Cosa è successo? 3 giorni fa ho vinto la tappa della Diamond League che si è svolta qui a Firenze. Ma in questo stadio? In questo stadio, ah. Esatto, il mio stadio di casa. Mi sono confrontata con le migliori al mondo della specialità e sono riuscita a strappare la vittoria, che è la mia prima vittoria in assoluto del circuito, e quindi è stata veramente una grandissima emozione avere anche il pubblico che urlava il mio nome, mi incitava, è stato molto caloroso con me, è stato sicuramente d'aiuto. Quando è che hai deciso di diventare un atleta e quando è che hai deciso di fare proprio salto in lungo? Allora, di diventare un atleta l'ho deciso forse sui 16 anni meno, che okay. Iniziavo ad avere dei risultati comunque interessanti nell'atletica in generale, e poi ho deciso di focalizzarmi sul salto in lungo proprio perché era la specialità che mi veniva meglio, quindi insomma da cosa nasce cosa. E prima dei 16 anni cosa facevi? Facevo un po' di tutto, soprattutto ostacoli e un po' di prove multiple. Le prove multiple è una gara dell'atletica in cui si fanno più specialità, per ognuna si prende un punteggio a seconda del risultato e chi fa più punti, chi ottiene più punti vince. Quindi comunque già vivevi abbastanza lo sport oppure cioè, eri già appassionata di sport anche da bambina? Sì, sì, ho fatto 8 anni di ginnastica artistica, ero troppo alta ovviamente, infatti ho finito per smettere, però ho sempre seguito l'atletica perché comunque lo sport è di famiglia e tantissimi altri sport. A me lo sport piace in generale, piace seguire insomma tanti altri. Sai che ho fatto un anno di ginnastica acrobatica? Davvero? Sì, sì, sì. Poi ho sbattuto la testa facendo un carpiato, non ho più fatto niente. No, basta. Esatto. Come hai gestito la tua vita? Tipo, cioè, io mi chiedo sempre, specialmente chi fa questi sport che inizia presto, no? Anche perché devi spingere fin da giovane. Come gestisci i compleanni, le amicizie, l'uscita la sera, la gente che a 17-18 anni va a bere, la vita privata? La fortuna dell'atletica è che è uno sport a cui per arrivare a risultati importanti bisogna arrivarci per gradi e okay. Non bisogna mai sfruttare troppo il giovane talento, almeno di regola è così. Non è come la gestione artistica magari? No, che è un no, po' no. Più a 16 anni sei il migliore del mondo e poi va. No, in realtà nell'atletica il picco di forza si raggiunge sui 25-26 anni, quindi già addirittura io sarei un po' fuori scala rispetto magari ai risultati che ho ottenuto da giovanissima. Però comunque anche i miei genitori che hanno avuto esperienza nel campo mi hanno sempre consigliato di vivermi la mia vita per quello che era la mia età. Adesso mi trovo a fare atletica ad un certo livello e con un certo tipo di serietà, perché comunque nonostante sia la mia più grande passione è diventato il mio lavoro. È il tuo lavoro adesso. Esatto, e quindi diciamo che adesso sto sicuramente molto più attenta, ho uno stile di vita sicuramente diverso, anche se ovviamente c'è sempre spazio per, non so, l'uscita con gli amici, ovviamente senza esagerare. Quindi a 16 anni non hai particolarmente sofferto? No, perché non mi sono mai preclusa niente, se okay. Mi sentivo di fare qualcosa l'ho sempre fatto. E che liceo hai fatto? Lo scientifico ordinario. Ah, lo scientifico. Con latino non hai avuto problemi? Latino era una delle mie materie preferite, una in cui andavo meglio. Ah, vedi, non avevo dovevo andare al classico in teoria, lo dicevano le insegnanti alle medie.
medie. Quindi matematica era il problema? Fisica. Fisica? Fisica è stato il mio incubo peggiore proprio. Ancora oggi me la sogno qualche volta. Qual è stato il momento in cui tu hai detto ce la posso fare? Cioè potrei diventare un atleta che spacca? Nel 2020 ero primo anno juniores, quindi under 20. Ho saltato 6.80 al meeting di Savona ed era la miglior prestazione, il record italiano under 20 e la seconda miglior prestazione italiana della storia a livello assoluto. Cioè anche over 20? Sì, sì, in assoluto. E seconda solo a mia mamma che è al record italiano. E quante ne avevi? 18 due giorni dopo. Quindi tu a quasi 18 anni hai fatto il secondo record migliore in Italia? Sì. Buono. Okay. Non male. Non male. In quel momento ho detto, ah, beh, forse potrei essere un atleta che spacca. Sì, lì diciamo cioè, un potrebbe po'... diventare una vita. Esatto. Sono un po' entrata nell'ordine delle idee che poteva diventare qualcosa di più rispetto a un qualcosa che era puro divertimento, pura passione. Parlami della tua prima gara, te la ricordi? Sì, è stata a Lucca. Io avevo appena iniziato atletica, erano due settimane, ero in terza media. Ah, ok. Sì, avevo 14 anni, avevo appena iniziato a fare atletica. Mi avevano messo in questo campionato di società, che è una gara a squadre che si fa sui 60. Io mi sono buttata così, totalmente a caso, e mi ricordo che ho vinto questa gara di velocità. Infatti da lì volevo iniziare come velocista. E poi ti volevo chiedere, qual è stato il tuo primo record? Nel 2018 ho fatto 6.36 a un campionato italiano di prove multiple, tra l'altro. Da grande cosa volevi fare? L'avvocato. L'avvocato. E ora cosa vuoi fare da grande? La sportiva, però sto anche studiando giurisprudenza. Ah, in contemporanea stai studiando? Sì. Come gestisci università e allenamenti? Allora, è difficile, però per fortuna la mia università, che è l'Università degli Studi di Firenze, ha un programma apposito per gli atleti, dove possiamo cercare di organizzare la mole di studio, diciamo... Su più anni. Su più anni, esatto, per non rendere il tutto troppo stressante. Quindi abbiamo anche una serie di agevolazioni, di piccole agevolazioni, di piccoli aiuti. E quello fa comodo, perché comunque se un atleta che come me vuole portare avanti sia ovviamente la carriera sportiva, ma anche magari costruirsi un piano B, riesce in maniera sì. abbastanza agevole. Anche perché giurisprudenza è notoriamente facile. Esatto. Tecnicamente tu puoi dire lo sport è il mio lavoro, sei un atleta professionista. Esatto. Io mi sono sempre chiesto cosa vuol dire. Cioè nel senso che da fuori uno si vede fare le gare. Al massimo uno pensa, vabbè, si allena. Quali sono tutte le altre cose che tu devi fare in quanto professionista? Allora, è una cosa molto soggettiva secondo me, perché ognuno di noi atleti la prende diversamente. Almeno per quanto mi riguarda, l'atletica è il mio lavoro, perché io faccio questo nella vita. Tutti i giorni io mi trovo in campo per cercare di migliorare anche solo un centimetro. Cerco di lavorare su me stessa nei vari ambiti della mia vita, comunque nutrizione, cose di questo tipo, appunto per cercare di performare. Quindi sostanzialmente, cioè anche quasi difficile da spiegare, però essere un atleta professionista significa dedicarsi interamente al migliorare se stessi in campo e fuori, allo scopo della performance. Okay. E ci sono delle cose che tu magari neanche vorresti fare, però stai costretto a fare fuori dal campo, che ne so, le scartoffie, le tasse, il manager, il sponsor, quello è il giro di cose che hai sulla dallo sport ma rientra nella tua professione da sportiva. Beh, sicuramente ci sono gli sponsor, anche perché l'atletica, essendo uno sport, non è il calcio. Diciamo che noi atleti una grossa parte di quello che guadagniamo lo guadagniamo dagli sponsor. Ci sono le interviste, ci sono magari degli eventi pubblici a cui dobbiamo attendere. Faccio parte di un gruppo sportivo militare, gareggio per le Fiamme Gialle, okay. per la Guardia di Finanza, quindi a volte ci sono degli impegni che concernono appunto questa okay. parte del... Parate, non lo so. Alcuni anche. Ci irruzioni sono delle cose... a casa di vostri fiscali. No, no, quello no. Dobbiamo a volte appunto fare delle cose per il nostro gruppo sportivo. Ok. Anche in veste di finanzieri, talvolta in divisa. Così. Ti metti in divisa, ti metti? Qualche volta. Mi farai un controllo fiscale? Speriamo di no. Speriamo di no. Senti, sempre parlando del lavoro, quali sono tutte le figure, come dire, che ti girano attorno? Perché comunque sempre di nuovo uno da fuori, magari dalla televisione, guarda le Olimpiadi così, vede degli atleti e basta. E se mai vede l'allenatore, qual è tutto invece l'entourage di persone con cui ti interfacci? Ok, anche lì è molto soggettivo, perché ci sono delle persone che magari hanno pochissime persone nel team e altre che ne hanno tantissime. Per quanto mi riguarda, oltre al mio allenatore, che è anche mio padre, ho una manager che mi cura sia la parte delle gare, quindi diciamo fa sia la veste del procuratore, okay. che quella della vera e propria manager che ha contatti con gli sponsor, okay. si occupa del diciamo mio ufficio stampa, cose di questo genere, quindi è una cosa diciamo a 360 gradi quello che fa con me. Fisioterapisti, io ne ho due. Quindi quanto va da fisioterapista? Io
ogni settimana, a volte due volte a settimana. E poi una figura che almeno per me è molto importante, il mental coach. Il mental coach. Sì, che cura ovviamente tutta la parte psicologica. Ok. Una giornata tipo, qual è in questi giorni la tua routine? Allora, la mia routine è abbastanza noiosa perché ho sia gare che devo preparare degli esami, quindi okay, diciamo che è incentrato su quello. Però in genere io mi alzo circa alle 7:30, colazione, mi vesto e inizio a studiare. Hai un nutrizionista? No, mi sono fatta dare delle indicazioni, okay, diciamo ad esempio cosa privilegiare, se proteine o carboidrati a pranzo, a cena, eccetera. Okay. Però no, non seguo diete. Sei tranquilla, insomma? Sì, io sono molto tranquilla e anzi a volte gli sgarri mi aiutano psicologicamente, tipo la sera prima di una gara importante, so, tipo l'europeo che ho appena fatto. Sei 18 per quanto gourmet alla Nutella? No, eccolo, quello no, perché non riuscirei, non saprei dove metterli, però è comunque, per quanto tu possa essere tranquilla o comunque rilassata, mai, però sei comunque un po' in ansia. E a volte, non so, il dolcetto dopo cena, almeno a me, aiuta, perché mi fa rilasciare tante tensioni. Colazione, 7:30, poi che fai? Poi mi vesto e inizio a studiare, preferisco studiare la mattina, insomma, il grosso, poi mi fermo, pranzo, mi riposo un attimo, magari se ho voglia di riguardarmi qualcosa, di studicchiare qualcosa, lo faccio, se no principalmente mi riposo, mi alleno verso le 3:30, prediligo l'allenamento il pomeriggio perché riesco a rendere di più. Quindi ogni pomeriggio ti alleni? Esatto. Okay. Poi finito l'allenamento, torno a casa, doccia, se devo finire qualcosa. Quanto dura un allenamento? Nei periodi di carico può durare dalle 2 alle 2:30, mentre nei periodi, diciamo, nel periodo agonistico durano dall'oretta all'oretta e mezza. Adesso è un periodo di gare, mi dicevi? Sì. Quindi sì, devono essere un po' più leggeri perché altrimenti ti spompi. Esatto, serve, non bisogna mettere troppo carico di lavoro, ma bisogna andare a cercare di sgrezzare il più possibile per arrivare più brillanti possibile alle gare. Qual è la prossima gara? La prossima gara saranno i campionati italiani under 23. Ti alleni, finisce la giornata. Continuo a studiare. Studi più di quanto ti alleni praticamente? Sì, probabilmente sì, so più ore e poi sì, mi riposo, guardo la televisione, dopo cena, mangio e poi vado a dormire perché okay, sono cotta. Io immagino una parte del tuo lavoro siano anche i social, no? Perché poi sai anche gli sponsor vengono da là. Come gestisci i social? Io ho un rapporto molto particolare con i social perché per quanto mi riguarda, io che uso i social sono un po' un fantasma. I post li metti tu o li mette qualcuno a posto? No, li metto io. Ah, okay. Tipo su TikTok ho tipo un profilo che si vede che non sono io, molto pelato, perché mi piace osservare, okay, perché sono tipo anche molto introverso, quindi non amo troppo il centro d'attenzione così. Per quanto riguarda invece il, diciamo, usare i social per lavoro, li uso volentieri, anche se a volte mi prendo delle pause, tipo prima di appuntamenti importanti stacco tutto perché ho bisogno di... Un appuntamento importante serve una gara? Una gara importante, sì. Ho bisogno di staccare da tutto, non avere stress, perché magari, non lo so, possono esserci delle pressioni esterne, anche magari in buonissima fede, che comunque si è molto sensibili prima di sì, un appuntamento importante. Sì, fai il record del mondo, esatto, lo faccio, tranquillissimo. E quindi mi crea un po' una bolla e cerco insomma di... Ma anche perché mi sono visto un po' di tue interviste prima di fare questa, io non mi aspettavo che i cultori del salto in lungo ci vanno giù pesante nei commenti, cioè dicono qualsiasi cosa, è assurdo. Ovviamente non è facile saper gestire queste situazioni, soprattutto ad una giovane età, perché comunque io sono proprio stata catapultata in questo mondo così, senza neanche volere pensarci più di tanto, però è anche importante saper gestire questi momenti. Io ho avuto difficoltà negli ultimi 2 anni e lo ammetto, però appunto ho fatto un lavoro, ho fatto un percorso col mio mental coach e adesso so gestire queste situazioni e quindi okay, diciamo me la vivo sicuramente meglio. Però quindi prima delle gare stacchi un secondo? Sì, preferisco, ma anche per avere, non lo so, è anche una cosa mentale mia, non so, un sorta di rito, sì sì, queste cavolate che ti vengono. Un commento ti può anche rovinare una giornata, insomma. Esatto, perché rischiare? Hai parlato di benessere mentale, come gestisci questa parte qua? Perché c'è, cioè, men sana, corpo de sano. Ma allora io ormai ho un mantra che è la spensieratezza. Io cerco okay, di vivere il tutto con spensieratezza, perché lo sport, prima di essere il mio lavoro, è qualcosa di bello, è qualcosa che mi piace, è qualcosa che mi ha fatto innamorare, e quindi cerco di vivere al massimo tutte le esperienze che comporta appunto l'essere una sportiva, quindi il viaggiare, crearsi amicizie sul campo, saltare, perché a me piace saltare, ecco. Quindi diciamo lo affronto così, è frutto di un processo, di un percorso che ci è voluto insomma del tempo, perché prima non era facile, prima la vivevo un pochino peggio, facevo magari schiacciare dalle pressioni, adesso invece me la vivo più tranquillamente, faccio quello che amo, quindi indipendentemente dai risultati è quello che amo. Ci sono delle giornate storte, ci sono dei periodi storti, ma bisogna essere sempre bravi a cercare di rialzarsi, a vedere dove è stato l'errore, essere sempre positivi e cercare di andare avanti e far meglio okay, la volta dopo. E ti è servito questo tuo percorso col mental coach? Sì, tantissimo. Come funziona il contratto con lo sponsor e tutto? Cioè, di preciso, lo sponsor arriva da te, ti invia una mail, viene dal tuo manager, sei tu che va dallo sponsor? Io mi sono sempre chiesto queste cose qua. Dipende, sempre. Di solito sono gli sponsor che contattano o te o il tuo
tuo manager. Da lì, insomma, si dà luogo ad una trattativa. Quindi a un certo punto ti arriva una mail per la prima volta allo sponsor che ti dice se ti vogliamo sponsorizzare. Sì, più o meno così, che erano interessati. Io sì, avevo gli sponsor tecnici. 17. 17 anni. Ma ti sei sorpresa oppure diceva, beh, è normale, adesso arrivano gli sponsor? Ovviamente mi faceva strano, perché comunque a 17 anni dici, cioè, cavolo, riesco a guadagnare magari i miei primi soldini da sola, ma è assurdo, no? Comunque sei tanto giovane. Però dall'altra, comunque, io conoscevo già il mondo, io ero fresca di titolo europeo under 20, e quindi magari lo potevo un po' aspettare, perché vedevo magari persone più grandi che avevano vinto il mio stesso titolo, comunque avevano raggiunto i risultati, che erano già sponsorizzati, e ho detto, ma magari prima o poi toccherà anche a me. Quindi diciamo sì e no, però comunque fa sempre effetto, no? E poi dà un po' un senso di soddisfazione dire, cavolo, finalmente guadagno io qualcosa da sola, con il mio lavoro, con qualcosa di mio, no? Dipendo dai miei genitori. Come gestisci il rapporto con l'atleta con cui competi? Siete amiche? Allora, io sono fortunata perché ho trovato veramente un ambiente bellissimo. Posso dire di aver trovato delle amiche in campo, nonostante siano tutte molto più grandi di me. Di tante nazionalità differenti oppure? Sì, 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 tutta Europa, tutto il mondo. Ci sono alcune con cui ho instaurato veramente un rapporto molto molto profondo, come la campionessa Ivana Spanovic e Malaika Miyambo, campionessa olimpica. Però anche con tutte le altre abbiamo veramente questa bella amicizia che traspare proprio anche nei momenti di attesa, no? Tra un salto e l'altro. Siamo rivali, ovviamente vogliamo tutte vincere, però poi alla fine siamo contente l'una per l'altra. Okay. Se una fa bene siamo contente, siamo lì a fare il tifo. Invece con gli altri atleti qua, visto che ogni tanto passavano ti facevano i complimenti, come funziona? Ma in realtà... Tu sei sempre qua, li conosci tutti. Esatto, io conosco tutti, li vedo tutti i giorni. Siamo una grande famiglia qua, c'è questo senso di appartenenza molto bello, una bellissima atmosfera stare qua, si respira tanta aria positiva, tante good vibes. Sono cresciuta con molti di loro, quindi... Okay. Secondo te cosa distingue una persona brava a fare salto lungo e una persona che non è brava? Cioè, quali sono gli elementi che tu dici... È chiaro che ci sono delle persone che sono predisposte per fare delle cose. Beh sì, c'è cioè, predisposizione genetica, quello che esatto, cioè una predisposizione, e poi c'è anche il duro lavoro. Quindi diciamo, secondo me è un mix di queste cose. Nel mio caso posso dire ad oggi che sono un'atleta un pochino più matura, un pochino più consapevole, è un mix tra queste due componenti. Comunque sono predisposta per fare questa disciplina e allo stesso tempo ho lavorato duramente. Sbatti. Esatto. Però ci sono anche altri casi dove veramente il talento viene fuori e vince le gare anche se si allena poco, perché ci sono. Si rosica un po' in questi casi. Io no, anzi, beato lui. Vivo morto che sia top, che tu dici lui o lei, però cioè proprio è la mia ispirazione, il mio guru. Usain Bolt. Usain Bolt? È un alieno. Spacca. Un atleta fenomenale, ho avuto l'onore di vederlo dal vivo alla finale olimpica dei 100 anche a Londra 2012, al Golden Gala. Sì, l'ho visto più volte dal vivo e vabbè, è pazzesco. L'unica cosa è che mi vergognavo a fare la foto con lui, quindi non ci sono andata. Non hai fatto la foto con Bolt? No. Mannaggia. Raccontami un secondo come funziona di preciso il salto in lungo. In realtà è molto semplice, perché c'è una pedana di stacco. Okay. E da lì si misura il primo segno che lasci sulla sabbia. Ok, il primo segno che lasci sulla sabbia. Sì. E qual è la differenza fra l'indoor e l'outdoor? Beh, sicuramente le condizioni climatiche nelle gare outdoor sono molto rilevanti, perché comunque il freddo può condizionare la gara, il vento può condizionare la gara, perché averlo a favore, quindi o contro, può condizionare la prestazione. Perché volendo a favore è quasi meglio dell'indoor, se ce l'hai a favore. Sì, esatto, però deve rispettare il limite di 2,0 metri al secondo. Se no non si va. E gli italiani? Chi c'è di forte? Gli italiani stanno venendo fuori tantissime giovani. Arianna Battistella, che è del 2002, Marta Mani, che è del 2004 addirittura. Poi, beh, Ottavia Cestonaro, che è una veterana ormai che sta saltando molto bene, anche se è una triplista, quindi non è la sua specialità. La sua perché si fa questa cosa di cambiare disciplina? Qualcuno lo fa, perché alla fine è come correre i 100 e i 200, no? Certo. O i 200 e 400. Fare lungo e triplo spesso è correlazione, comunque sono tutti e due salti in estensione, vengono chiamati. Io personalmente meglio di no, non preferisco stare sul mio. Se non facessi salto lungo cosa faresti? I 400 ostacoli. Ma come mai hai scelto tuo papà come coach? Cioè io non lo farei mai in vita mia. Perché è una persona che stimo molto, non solo come genitore, ma proprio come allenatore. Ha allenato anche mia mamma in passato, me la sentivo anche. Ci sono dei preconcetti che sono delle persone hanno sul tuo lavoro, sulla tua vita, che tu dici ma non è così? In realtà forse che gli atleti sono dei super uomini, delle super donne, che non lo so, hanno una vita diversissima da quelle dei normalissimi comuni mortali. Spoiler, abbiamo una vita normalissima da comuni mortali, anzi. Sei una comune mortale, tutto sommato. Sì, sì, così io di... adoro sempre mettere a fuoco la mia normalità, perché io sono una ragazza normalissima. Faccio salto lungo, però sono una ventenne, quasi ventunenne, normalissima, banale quasi. Tu pensi mai al dopo? Cosa farai dopo? Oppure dici, ora penso alla mia carriera d'atleta e poi dopo si vedrà? Allora, al momento preferisco concentrarmi sulla mia carriera d'atleta, perché... Però studi tanto. Esatto.
Esatto. Allo stesso tempo voglio anche crearmi un piano B post atletica e quindi sto studiando anche per questo, perché comunque è bene sì focalizzarsi sul qui ed ora, perché è molto importante, però bisogna anche in qualche modo cercare di non rimanere a piedi nel caso in cui questo dovesse finire o prematuramente oppure insomma, al momento debito. Da questa intervista ho capito un sacco di cose. Non sapevo assolutamente niente di salto lungo e in generale del mondo degli atleti. Non sapevo che fosse possibile poter portare avanti sia i propri studi sia una carriera da campionessa di salto lungo. Larissa mi è sembrata una persona decisa e solare e sono sicuro che farà strada. Ringrazio Red Bull di nuovo per avermi permesso di fare questa intervista. La prossima sarà con Antonio Cairoli, 9 volte campione del mondo di motocross. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questo video e ci vediamo con la prossima intervista.